Allora, apriamo questa edizione di Algoritmo con due ospiti che abbiamo avuto modo di conoscere anche in altre occasioni. Ci siamo incontrati più volte su un palco. Oggi abbiamo scelto un tema particolarmente complicato fin dal titolo. Quindi, scherzando prima con Giovanni Borciartieri, che adesso presenterò, dicevamo di poter iniziare l'intervista dicendo i candidati in questo caso ci spieghino il senso del titolo del talk. Io prima di cominciare li presento. Qui di fianco a me Giovanni Borciartieri, che è presidente della Scuola di Scienze della Comunicazione dell'Università di Urbino, è un sociologo dei media digitali, e dall'altra parte del palco Antonio Pavolini, che è analista dei media digitali, è uno dei primi podcaster italiani e tante altre cose. Ha un lungo curriculum che, se poi vuoi, ci puoi raccontare, ma non ci interessa a questo punto. E il titolo complicatissimo di questo talk è l'era del reblog, condividere le estetiche contemporanee. Quando abbiamo iniziato a pensare a questo festival insieme a Serena appunto ha proposto diciamo di occuparci dei sensi, quindi il sottotitolo, diciamo, il titolo dell'edizione di quest'anno di Algoritmo era appunto Diamoci un senso. Adesso trovare un senso forse è una pretesa forse eccessiva alle 4 del pomeriggio in questo spazio che ci ha messo a disposizione il Comune di Bagnoregio, che peraltro è bellissimo. In parte immagino che chi vedrà poi la registrazione lo coglierà dalle riprese. Però, diciamo, un punto di partenza è che, visto che sto sul palco con due esperti di media digitali, è proprio da questo ecosistema che, diciamo, vorrei partire. Io chiederei di iniziare ad Antonio, che sul reblog e su Tumblr, che incombe alle nostre spalle, potrebbe appunto iniziare la conversazione, poi vediamo. Allora, se la mettiamo come mi sembra che la stai mettendo, cioè sotto forma di interrogazione, sì, a un esame, sì, esatto. Spiegate questo titolo alle persone in ascolto. Allora, il reblog, dentro questa parola c'è una sorta di grande risveglio di tutta l'industria dei media, che ha capito che la minaccia non sono, ci ha messo una decina d'anni, ha capito che la minaccia non sono i contenuti indipendenti che arrivano dalla rete, che si pensava fossero davvero incombenti sul business, no? Non guarderemo più le serie TV e guarderemo invece i video dei filippini che si sfracellano sullo skateboard su YouTube. Questa era la previsione. Naturalmente lo sto esagerando proprio per dire quanto fosse sbagliata questa previsione, no? È evidente che continuiamo a guardare contenuti realizzati pensando a ottenere grande successo di pubblico. Quindi i famosi user generated content, anche nella loro forma più nobile, no? Qualcuno diceva: cominceremo a vedere dei meravigliosi documentari indipendenti su Vimeo e non guarderemo più X Factor. Naturalmente non è successo, non era questa la minaccia. E una volta capito che non era questa la minaccia, l'industria dei media si è seduta sugli allori pensando: ok, continueremo a dominare il mercato dei contenuti per i successivi 50 anni. E invece stava succedendo un'altra cosa in sottofondo, molto molto più profonda, è molto molto più minacciosa, e cioè il reblog. Le persone prendono davvero i contenuti di tutta l'industria dei media, prima ancora che i contenuti indipendenti, però poi con questi contenuti ci fanno loro quello che vogliono, li ricondividono in forme completamente diverse, svincolate dal palinsesto e così via. Per intenderci, oggi l'attenzione delle persone non è rubata da contenuti nuovi, ma è rubata da riusi di contenuti preesistenti. Quindi, in sostanza, quello che succede è che su questi altri schermi il nostro occhio viene rubato da una clip di Ballarò, okay? Da una clip di X Factor, da un remake di un video di Beyoncé e così via. E naturalmente questo fenomeno, che si chiama, viene definito negli studi di chi fa l'analista, io facevo l'analista qualche anno fa, ormai non lo faccio più, viene chiamato la delega della funzione editoriale. Quello che sta perdendo l'industria dei media non è il controllo dell'industria dei contenuti, non è il controllo del mercato dei contenuti,
ma sta perdendo la funzione editoriale, cioè non sono più loro a stabilire le persone che cosa vedono, a prescindere dall'aver stabilito che cosa è un contenuto di successo e che cosa non lo è. Il reblog è, diciamo, tecnicamente la prova che questo sta succedendo, e da qualche anno succede soprattutto su piattaforme che nascono per questo, perché facciamo l'esempio di Tumblr. Non so quanti di voi conoscono Tumblr, magari adesso lo spiegheremo rapidamente. Tumblr è una piattaforma che invece di rendere celebri e popolari contenuti originali, cioè le persone non i contenuti originali su Tumblr, è il luogo dove vengono resi popolari contenuti che vengono ricondivisi, cioè su Tumblr noi ricondividiamo cose fatte da altri, esprimendo la nostra personalità, esprimendo magari un momento della vita che stiamo passando. E naturalmente questo è agevolato dal fatto che su Tumblr si fanno fondamentalmente solo due cose. Si arriva a un contenuto, che quasi sempre è una fotografia, spesso è anche un video, a volte può essere una breve frase, eccetera. Su Tumblr si possono fare solo due cose: love e reblog. Love corrisponde al like di Facebook che tutti conoscete. Reblog, proprio questo contenuto entra in mio. C'è un problema di audio? No, io vado avanti. Diventa mio semplicemente perché entra nel mio blog. Il mio blog viene composto da questo mosaico di contenuti. Nel momento in cui diventa mio, esprime un mio momento, esprime un mio senso individuale che può prescindere completamente dal significato universale di quel contenuto. Una cosa interessante da notare, ma cerco di annoiarvi il meno possibile con questi numeri, è che 2-3 anni fa, diciamo tra il 2012 e il 2013, è successa una cosa abbastanza indicativa, e cioè che i ragazzi tra i 13 e i 19 anni hanno cominciato a preferire Tumblr a qualsiasi altra piattaforma, anche generalista. Si parlò ai tempi di fuga da Facebook, naturalmente una parola molto grossa, perché i ragazzi sono rimasti in larghissima misura su Facebook, solo che su Facebook non creano, diciamo, i loro veri immaginari. Su Facebook tengono una sorta di vetrina di rappresentanza, tant'è che i ragazzi di quell'età, una cosa che fanno spesso nella foto profilo, sono abbracciati ai rispettivi fidanzati e fidanzate, ci sono tutta una serie di contenuti rassicuranti per tutto il mondo di controllo sociale che ruota intorno a loro. Su Facebook chiaramente tutti sanno benissimo chi sei, qual è il tuo ruolo, e quindi ti legge tua madre, i tuoi compagni di classe, cioè lì devi avere una vita online di rappresentanza rassicurante. Essendo diventato per molti il luogo del controllo, i ragazzi sono migrati, non dico fuggiti, hanno lasciato lì il loro account, dove però interagiscono poco, però sono migrati in zone private che hanno fatto la fortuna di piattaforme come sicuramente WhatsApp, Telegram e più avanti anche altre. E però è rimasta anche la necessità latente di avere una qualche rappresentazione pubblica della vita di questa generazione. E Tumblr è stata la sponda ideale. Lo è stata proprio perché non è un luogo di controllo. Non è che non ci sono i tuoi genitori perché qualcosa impedisce ai tuoi genitori di esserci, di controllarti. È che proprio ricondividendo soltanto contenuti di altri non ricondividi la tua vita privata, ma solo le cose che preferisci, le tue favorite things, no? E quindi condividi uno strato così superficiale della tua personalità che non subisci il controllo sociale. Quindi la ricostituzione online della propria vita privata accade su altre piattaforme che infatti hanno avuto un grande successo. Per la parte pubblica, per un certo periodo, Tumblr è stato il luogo della fuga. Vedete questo numero è abbastanza impressionante, che non è tanto questo, ma è questo, ecco, che fotografa bene quello che successe tra il 2012 e il 2013. Ci fu un'improvvisa crescita, in particolare, di un dato che viene chiamato il numero di ricavi per ogni singola visita alla piattaforma. Tumblr scavalcò clamorosamente Facebook, Twitter e Pinterest anche, che sembrava in quel periodo dover drenare parecchio traffico. Poi che cosa è successo dopo questo momento? È successo che
sono apparse nuove piattaforme che danno molte più possibilità di espressione, soprattutto di condivisione di momenti live come Snapchat, e poi anche Instagram ha integrato le funzionalità di Snapchat con Instagram Stories, e quindi quella generazione di millennials è di nuovo migrata, e parlo sempre degli Stati Uniti, poi noi in Europa arriviamo un pochino più tardi, è migrata su queste altre piattaforme, lasciando tanti scheletri di account di millennials su Tumblr, che ci sono ancora ma non sono più attivi, perché il vero dato importante che viene misurato dagli analisti è quello degli active users, non sono mai gli user, perché difficilmente cancelliamo un nostro account. Io non ho cancellato il mio account di MySpace, non lo uso da 7 anni, credo, no? Quello che conta è vedere quanto su queste piattaforme è, diciamo, uno scheletro e che cosa invece rimane attivo. Tumblr per un bel po' è stato un luogo di grande attività di questi millennial, è stato anche il luogo dei cosiddetti meme o meme, cioè questi grandi tormentoni che erano il centro del talk about, delle conversazioni pubbliche tra adolescenti. Su Tumblr diciamo che le persone condividono le loro passioni, le cose che a loro piacciono, c'è anche parecchia arte, parecchia fotografia. Con la sparizione dei millennials sono arrivati, più o meno con il tipico ritardo che abbiamo noi quarantenni in queste scelte, sono arrivati, diciamo, i quarantenni, che anche loro cominciavano a stufarsi di Facebook, proprio perché pure Facebook è un luogo stressante dove ci capita di litigare tutti i giorni col grillino di turno o con il PDino di turno a seconda della nostra posizione di partenza, dove ogni cosa che diciamo può essere equivocata, dove molto spesso lo sconosciuto legge quello che noi scriviamo senza avere i codici per capire che magari stiamo scherzando. Io per esempio sono abbastanza tristemente noto per il fatto di condividere sempre su Tumblr foto di ragazze che guardano la pioggia fuori dalla finestra con il tazzone, no? Ecco, se faccio questo su Tumblr... No, però ti spiego, se faccio questo su Tumblr non è un problema, perché è proprio il codice di Tumblr. Se per sbaglio metto una di queste foto su Facebook, quelle 40 persone che mi conoscono su Facebook ridono con me perché sanno cosa c'è dietro. Però può capitare benissimo, ed è successo, il commento di qualcuno che dice: ma questa persona potrebbe essere tua figlia, questa foto che hai messo. Cioè, perché? Perché non aveva i codici per capire che cosa c'era dietro. Allora, se su Facebook ogni cosa che noi pubblichiamo subisce questo limite nella libertà d'espressione, per cui veniamo sempre giudicati sulla base di codici universali, ok? Allora noi dov'è che cerchiamo un luogo dove avere una certa libertà d'espressione? In luoghi che non sono i luoghi più del controllo. Questo è un festival dove si parla di arte contemporanea, e Massimiliano e anche Serena credo mi hanno chiesto se su Tumblr c'è qualche segnale, diciamo, di come cambia la fruizione anche delle opere d'arte. Io ho portato con me alcune gallerie che fanno un po' vedere quelle che sono le estetiche dominanti. Usciamo da qua perché questa non è la presentazione corretta, però prima di farlo voglio lasciare a Massimiliano magari qualche altro spunto. Sì, a questo punto io coinvolgerei anche Giovanni nella conversazione. Antonio è partito, diciamo così, sviluppando un ragionamento che riguarda Tumblr. Tu che per mestiere, diciamo così, ti occupi di analizzare quello che accade in rete e ti occupi anche di altro rispetto, anzi credo forse soprattutto di altro rispetto all'arte contemporanea, ma io ho letto recentemente molte cose che hanno a che fare con la comunicazione politica, perché siamo in un momento dove ce n'è più del solito. Ecco, dal punto di vista di chi si occupa dei media digitali, oggi parlare di estetiche del contemporaneo in questo contesto allargato che riguarda Tumblr per le cose che diceva Antonio, ma riguarda tanti altri contesti invece che sono del tutto nuovi e che hanno in qualche maniera anche ridisegnato i confini della creatività per come l'abbiamo conosciuta. Noi abbiamo la stessa età e, diciamo, ci siamo confrontati con un mondo che produceva contenuti, diciamo, estetici con canoni, metodiche molto diverse da quelle di adesso. Ecco, qual è dal tuo punto di vista di osservazione, se c'è un tratto che in qualche maniera unifica periodo, oppure se in qualche modo ricostruire una dimensione estetica unica è praticamente impossibile, quindi parliamo correttamente di estetica proprio perché ridurle all'uno è impossibile.
Io partirei dalla funzione che hanno, anche rispetto alle cose che diceva Antonio, che hanno che ha la condivisione fondamentalmente di immagini all'interno dei diversi social media e che ha a che fare con fondamentalmente la possibilità di mostrarsi agli altri per omologazione, per differenza. È un po' come insomma, avrebbe detto Bourdieu, cioè fondamentalmente utilizziamo questa produzione di contenuti che ripostiamo come dei marcatori di gusto che ci permettono in qualche maniera di raccontarci senza svelarci in prima persona. È per questo che molto spesso condividiamo meme oppure, come dire, riprendiamo video e lì facciamo sharing di video su Twitter, su Facebook, in maniera tale, e questo vale anche per la politica, cioè molto spesso non ci esprimiamo in prima persona dicendo che cosa pensiamo, ma nella ricondivisione di un contenuto ci nascondiamo dietro al contenuto espresso da qualcun altro, che ci permette però in qualche maniera di, allo stesso tempo, omologarci e differenziarci. Cioè c'è questo tipo di bisogno, per cui si vedono, ad esempio, all'interno delle fasce generazionali anche certe forme di gusto. L'uso spropositato o molto forte di meme legati alla serialità televisiva di una generazione che è quella dei millennials va in questa direzione. Alcune forme di Tumblr, per esempio, che vengono riprese all'interno da Instagram dai teens vanno appunto in questa direzione. Non so, anche condividere o fare like o segnalare un tutorial di nail art piuttosto che un tutorial, come dire, di make up o cose di questo genere, lavorano in quel tipo di dimensione. Per cui c'è una pluralizzazione delle estetiche che vengono veicolate, che è una cosa interessante, e dall'altra problematica. Cioè, da una parte stiamo abbandonando gli UGC, e questo Antonio secondo me lo sottolineava abbastanza bene, a favore dell'idea di ricondividere dei contenuti. Questo per esempio su Pinterest ha prodotto un mondo chiuso. Pinterest è un social network, a differenza di Tumblr, poi su Tumblr vorrei tornare, è un social network in cui l'operazione principale, diciamo che il 90% delle persone repinna, cioè quindi ricondivide contenuti già presenti, il problema è capire chi produce quei contenuti che sono già presenti. È per questo che, come dire, è molto utilizzato per esempio da aziende di moda che detengono il controllo sui loro contenuti, li mettono all'interno di un flusso e in qualche maniera, come dire, usando degli hashtag giusti, permettono di ricondividere delle immagini che sono fortemente brandizzate. Per cui, come dire, c'è poco ingresso e produzione dall'esterno da parte delle persone e molta, come dire, produzione, come dire, di pochi che concentrano nella strategia del ricondividere. A differenza di Instagram, dove tutti noi condividiamo dei contenuti nostri e raramente ricondividiamo contenuti degli altri, anche perché serve un plugin esterno per farlo. Questo non vuol dire che dei ragazzi non lo facciano, ma come dire, questa è una delle dimensioni su cui lavoriamo. Tumblr è non è un social network, cioè a differenza di delle altre cose di cui abbiamo parlato, Twitter, Facebook o Instagram, che ci stringono nelle nostre reti sociali, tu entri e ti puoi abbonare delle persone, però non cerchi di ricostruire le relazioni sociali che costruisci negli altri social network. È un luogo di anonimato, per esempio, per cui puoi entrare all'interno senza doverti far trovare come persona dalle altre persone, perché comunque la condivisione avverrà a partire dai contenuti, perché non racconti la tua vita lì all'interno, racconti, come dire, una certa forma di gusto. E quindi, come dire, è un mondo da questo punto di vista più libero, meno controllato, come raccontava anche Antonio, ed è per questo che è stato molto esplorato dai più giovani per lungo tempo. Oggi, come dire, c'è una chiusura in particolare delle generazioni più giovani all'interno di micro reti sociali controllate, quindi l'utilizzo di Instagram chiuso per molti, oppure l'utilizzo di WhatsApp, i gruppi WhatsApp funzionano con questo tipo di logica, poi sarà Telegram, oppure Snapchat, in cui è possibile ricreare dei canali verticali, cioè riproporre la modalità televisiva poi fondamentalmente, dove è poco importante la rete sociale, perché tu non sai chi di altro sta guardando quel certo contenuto, lo sa solamente chi lo produce perché riceve una visualizzazione di quel contenuto. Quindi ci muoviamo all'interno di un ambiente abbastanza complesso, dove la dimensione del visivo tende a primeggiare, torna in maniera molto forte in forma di moltissime immagini e anche dei video, sganciati molto dalle relazioni sociali dirette che vengono utilizzati come marcatori di gusto. I marcatori di gusto sono delle forme che ci permettono oggi
di raccontare noi stessi. In fondo lo fa anche la politica. Cioè, se io penso a tutto il lavoro che ha fatto su Instagram Nonfup, che è Filippo Sensi, che è il portavoce di Matteo Renzi, con il suo Cose di Lavoro, dove mostrava un dietro le quinte fondamentalmente dei viaggi di Renzi o delle particolari, come dire, occasioni in cui Renzi incontrava persone e faceva cose, producono un'estetica della politica che è un'estetica, come dire, che guarda dal buco della serratura, fatta di immagini più o meno sfocate, non perfette, un po' oblique, che è un modo, come dire, di avvicinarci con lo sguardo a delle figure che sono distanti, che sono quelle dei, pur nella disintermediazione, che sono quelle dei politici. Per cui, come dire, anche nei diversi ambiti, io penso al lavoro che è stato fatto nell'account della Casa Bianca per quanto riguarda Obama, cioè scelte fondamentalmente con un racconto quotidiano del rapporto di lui, della moglie, dei figli, gli animali, l'orto, cioè in qualche maniera, come dire, forme di normalizzazione di un certo tipo di racconto. La cosa più interessante che emerge forse su Tumblr sono certi tipi di tagli ed estetiche molto legati a dei vissuti, a delle esperienze. E la cosa più interessante, poi magari dopo ne riparliamo, è come alcuni artisti oggi entrino all'interno, che di solito, come dire, lavorando su altri tipi di forme o non lavorando direttamente sui social media come oggetto artistico, utilizzano, come dire, per costruire una narrazione di sé, una narrazione di gusto, spazi come Instagram e Tumblr. Però insomma, magari su questo vi faccio vedere qualcosa dopo. Ho visto che Antonio ha risolto brillantemente il problema che lo perseguita, cioè mandare delle slide da un computer non suo a uno schermo. Adesso ha messo il suo computer, quindi tutto funziona, quindi puoi riprendere, diciamo, da dove ti eri fermato prima. Ma allora, no, io non voglio tediarvi con altre slide, perché è anche una modalità di racconto che forse non è adatta a questa circostanza. Giovanni Abbraccio, secondo me, funziona molto meglio per spiegarci il lato teorico. Sul lato pratico, io quello che ho fatto è stato far partire uno slideshow di tipiche immagini che girano in quell'universo di Tumblr che ormai è molto più adulto di quello che era 3-4 anni fa, nel momento dell'esplosione dei millennial su Tumblr. Adesso diciamo quello che succede. Antonio, oggi tu hai postato uno studio recentissimo, anzi di questi giorni. Ecco, che ci puoi anche riassumere, visto che non l'abbiamo solo sfogliato molto rapidamente. No, ma adesso mi chiederesti di ricordarlo a memoria. Allora, quello che fa Tumblr ogni anno, anche con una certa presunzione, fa un post che racchiude tutte le cose che sono state al centro, diciamo, dei post di Tumblr nel corso del 2016, pretendendo con ciò forse di fotografare ciò che è trendy, ciò che è stato cool nel corso dell'anno, in tantissime categorie. Ora, è chiaro che non sembra, però l'attualità in realtà ancora domina moltissimo il discorso anche su Tumblr. Cioè, adesso ne stiamo vedendo davvero soltanto una piccola parte. Evitiamo che il computer riparta tra 10 minuti, perché poi le trappole sono sempre dietro l'angolo. Però ecco, è interessante notare da questo studio che non ci sono più i meme adolescenziali, stanno praticamente sparendo. Perché? Perché i meme adolescenziali si sono trasferiti altrove. E invece si è parlato tantissimo di Trump, ma non il Trump, diciamo, come oggetto di discussione politica, come poteva essere in luoghi molto più serrati di discussione seria, che negli Stati Uniti è soprattutto Reddit più che Facebook. Invece da noi di politica si discute anche animatamente, soprattutto su Facebook. No, è il Trump pop, il Trump quasi reso popolare e simpatico proprio per tutte le sue gaffe, le sue debolezze, il suo non essere politically correct, il suo completamente dire sempre cose diverse rispetto a quello che gli americani sono abituati a leggere sui mainstream media. Ed è proprio esattamente lo stacco, il distacco, diciamo, dal racconto dominante, che ha reso poi Trump sorprendentemente più popolare rispetto a quello che gli stessi media americani avevano previsto. Ecco, non voglio dire che forse qualche segnale di quanto trendy, di quanto cool fosse questo uomo, che sembrava un monumento dell'un-cool, cioè, non voglio dire che Tumblr ce lo poteva rivelare prima, ma forse un ascolto un po' più intelligente, incrociato, di quello che stava succedendo lì dentro,
poteva darci la dimensione reale del fenomeno pop, che però naturalmente scavalca le logiche di decisione poi al momento del voto. È un po', se ci pensate, quello che è successo con il Movimento 5 Stelle, no? C'è tutto un mondo di persone che su Facebook passano davvero le giornate a screenshottare tutte le gaffe, tutti gli errori grammaticali, tutte le follie che vengono scritte dai sostenitori di Beppe Grillo. Ma la verità è che in questo modo abbiamo chiuso gli occhi rispetto a quello che stava veramente succedendo e che alla fine ha soverchiato il discorso politico. Quindi attenzione a cominciare a guardare sui social network un pochino oltre la nostra necessità di autoaffermazione, la nostra necessità di sentirci superiori rispetto a un mondo molto grande di cui non vogliamo capire le ragioni profonde. Io su questa cosa ricordo a chi è qui davanti a noi che Antonio ha scritto un libro recentissimamente, anzi un ebook che si intitola Oltre il rumore, dove racconta come internet viene raccontata dai media tradizionali e appunto invita ad andare oltre il rumore che quel racconto fa della rete che, in cui diciamo in qualche maniera siamo immersi. Lui mi ha mandato un pezzo del suo libro sul telefono spento, per cui noi dovremo cambiare l'ordine delle nostre cose e tutto lo dovrai diciamo richiamare da solo perché io non ce l'ho sotto mano. Però volevo chiedere invece a Giovanni una cosa. Io nell'ultima edizione di Medioera noi abbiamo ospitato Daniel Miller, che ha fatto questo studio che si intitola Why We Post, dove ha incrociato, diciamo così, mandando in giro dei ricercatori in paesi diversi da quelli di provenienza, a capire le ragioni per cui venivano postate alcune cose, e lo ha fatto fondamentalmente analizzando Facebook come ecosistema di riferimento, scoprendo che poi le ragioni con cui si posta, per cui si posta e le cose che si postano di paese in paese variano fortemente. Io recentemente ho letto un paper di Lev Manovich che ha fatto una cosa molto simile a partire da Instagram, per arrivare sostanzialmente a dire che parlare di fotografia oggi forse non è più, diciamo così, il termine corretto per definire tutta questa massa di immagini che noi abbiamo, e parlava di culture fotografiche al plurale proprio perché era difficile in qualche maniera ridurle all'idea di fotografia che forse quelli della nostra generazione hanno in testa. Poi leggevo proprio l'altro giorno un'intervista a Salgado che proponeva, secondo me, diciamo, arrivato a non saper più come spiegare la situazione in cui un fotografo della sua età si trova a doversi confrontare, appunto parlando della proliferazione delle immagini, aveva in qualche modo proposto una sorta di differenza tra la fotografia e l'immagine, che insomma apre lo spazio a qualche considerazione di più. Ecco, vorrei che insomma a partire da questo facessimo un passo avanti. Sì, ma secondo me è molto interessante per come è cambiato il nostro sguardo sul mondo. Immagino che molti di voi abbiano Instagram probabilmente, e quindi quando guardano qualche cosa, uno scorcio eccetera, lo vedono come instagrammabile, che non significa che sia qualcosa di fotografabile, ma qualcosa che, come dire, può funzionare in forma quadrata e magari con un certo tipo di filtro, e non è detto che sia una cosa che sia particolarmente significativa di per sé, ma che funzioni nella composizione, come dire, del flusso su Instagram. E questo è un modo di guardare il mondo. Oppure, come dice mia figlia, quella più piccola, quando vede una cosa che è tumblerosa, cioè una cosa tumblerosa è una cosa che su Tumblr funziona bene. Ecco, una cosa che funziona, scusa se ti interrompo, sì, molto bene, lo stiamo vedendo sullo sfondo. Quando si dice che Tumblr se lo sono ripresa un po' i quarantenni, i cinquantenni, è la parte vintage e in generale tutto ciò che è nostalgico. È diventato molto cool come immaginario visuale il mondo, per esempio, della nostalgia, cioè della nostalgia per la Germania Est, non solo direi non politicamente, ma per quelli che erano scorci della vita quotidiana. Ci sono interi Tumblr dedicati, per esempio, alla pubblicità dei prodotti della DDR, che notoriamente non avevano concorrenza tra loro, cioè non c'era molto scelta, cioè come macchina devi prenderti la Trabant che vediamo qua, no? Che cosa diventa tumbleroso? Lo chiedo a Giovanni, magari dopo averne parlato con la generazione precedente. Sai, secondo me ci sono delle cose che diventano tumblerose anche perché fondamentalmente richiamano un certo tipo di estetiche. La cosa che capita appunto rispetto alla fotografia
è che è vero che noi abbiamo un concetto come quello dell'album fotografico, se andiamo a vedere un Tumblr, o che abbiamo l'idea della fotografia se guardiamo una foto, ma la maggior parte delle fruizioni che tutti i giorni frequentiamo sono scrollare, come dire, pensiamo su Instagram, serie di immagini che provengono dai nostri amici, oppure entrare partendo da degli hashtag, così come viene su Tumblr. Poi magari ci innamoriamo di un particolare Tumblr e ci finiamo dentro, ma anche quando da utenti utilizziamo queste piattaforme, un po' come su Facebook, vediamo uno stream, cioè non, come dire, non siamo nell'epoca del blog, per cui lasciamo stare i feed, però entri nel blog di qualcuno che è un po' la sua casa e la vedi arredata completamente. Lì un frammento, come dire, dà il senso del tutto molto spesso. Per cui a un occhio allenato magari una cosa come questa fa venire in mente appunto repertori, no? o generi, oppure dei generi propri. Posso dire una cosa? L'immagine su Tumblr permette di non saturare completamente quello che tu vuoi dire. Quando sei su Facebook devi essere didascalico, metti anche spesso delle immagini, però devi essere didascalico, cioè devi dare un contesto e tutto quello che tu pubblichi è interpretato in base a quello che è il tuo ruolo di collega, padre, marito, bambino, persona anziana, eccetera. Cioè tutti leggono attraverso la lente di quello che già sanno di te per quella che è la tua vita pubblica e la tua identità. Su Tumblr questo non succede, cioè tu puoi rimanere molto superficiale, ma essendo molto superficiale, cioè condividendo semplicemente una cosa che ti piace, che esprime magari un momento che stai vivendo, l'unica cosa che stai trasferendo è la tua emozione allo stato grezzo. E quindi quando per esempio su un Tumblr c'è qualcuno che riblogga perché si innamora, no? Per esempio di tutti questi oggetti di modernariato, direi... che con adesso faccio la parte marxista invece. Sì, poi capitano che ci siano esplosioni di cose tumblerose. Cioè nell'ultimo anno, voi sapete che se dico Wellington... La Nuova Zelanda. No, orologi... Questa è una galleria di Tumblr, cioè di cose su Tumblr, e sono tutte immagini di solitamente ragazze che indossano questo orologio che assomiglia molto come l'orologio dei nostri anni. L'unica variante è che è possibile averlo in pelle, quindi è proprio l'orologio dei nostri nonni, oppure con queste fasce colorate. Esploso in maniera. Era veramente tumblr. Di produzione di orologi che assomigliano ai nostri. Ma c'è. Turi. Mettessero questo orologio nelle diverse pose. Da qui è esploso su Instagram e in qualche maniera è diventato tumbleroso possedere un Wellington e farsi la foto. Dalle vostre facce perplesse immagino che appunto non abbiate rapportissimi magari con i teens, ma laddove trovate un teen anche in Italia, diciamo, l'estate è stato il momento esplosivo di questo tipo di dimensione. Quindi è vero che si propongono estetiche, è vero che ci sono le estetiche dei quarantenni, dei cinquantenni probabilmente, poi forse sono anche transgenerazionali perché l'ostalgia lavora in chiave molto, molto, molto fazzi da questo punto di vista, però ovviamente ci sono anche delle proposte di mercato che capiscono che attorno a questa distinzione e omologazione di gusto allo stesso tempo sia possibile sviluppare modelli, magari quelli meno scontati, cioè quelli che non mostrano smaccatamente un brand, no? Forse non potrebbe farlo Dolce Gabbana, ma su una serie di prodotti più vicini, come dire, proprio alle generazioni, beh, probabilmente ci si può lavorare in maniera molto forte. Guarda, uno dei punti di forza di Tumblr è proprio il fatto di non essere necessariamente un luogo di discussione dell'attualità stretta, e quindi questo permette di dare dignità e valore, a prescindere dal fatto dell'attualità, a qualsiasi cosa, anche ripescata molto indietro nel tempo.
Sapete bene, ne parlo anche un po' in quel libro, che Facebook e Twitter stanno stravolgendo Internet. Internet nasce per collegare un indirizzo statico ad ogni contenuto, quindi nasce come un grandissimo archivio, mentre Facebook e Twitter con i loro algoritmi sembrano avere l'ansia di doverti far dimenticare tutto per tenerti in dei binari sempre più stretti, che è quelli dove tu fai tanto engagement e quindi fai il gioco della piattaforma. La piattaforma guadagna con il numero di interazioni, quindi loro hanno tutto l'interesse a tenerti in dei binari molto stretti. Su Tumblr questo non succede. Un contenuto che era popolare 4 anni fa su Tumblr improvvisamente potrebbe avere un surge improvviso di popolarità molto più avanti, essere riscoperto da un'altra sub-sub-community molto più avanti. È quello che per esempio succede con le vecchie pubblicità sessiste degli anni 60. Adesso metto una piccola carrellata, questa è molto divertente, perché nel fatto di vedere quanto eravamo indietro, ok, come conquiste civili nel rapporto tra uomo e donna, e si vedeva molto chiaramente nella pubblicità di quegli anni, ci rendiamo anche conto di dove siamo adesso, di dove siamo arrivati adesso, no? dove il dibattito è su tutto un altro piano. Però ecco, si può ripescare un contenuto che aveva, diciamo così, che era, sembrava sepolto. Ci sono dei tantissimi siti negli Stati Uniti dedicati a questo tipo di messaggi, no? Quanto erano lontani dai messaggi di adesso. Ne è passato uno natalizio adesso, tra l'altro. Però è difficile che diventino pop su Facebook e su Twitter, è molto più facile che lo diventino su Tumblr. Ecco, questa per esempio. Credo che nessuna di queste sarebbe pubblicabile ora. Ecco, qui c'è insieme. Sì. Che le raccoglie. Su Pinterest, se non sbaglio, c'era la nostra comune amica Roberta Milano che si divertiva a raccogliere il sessismo che rimane latente in tante pubblicità che ci sono anche adesso. Però qui, diciamo, c'è tutto ciò che oggi verrebbe quasi considerato divertente e politicamente scorretto. In realtà è drammatico, perché poi non c'è soltanto il rapporto tra il marito e la moglie, no? C'è anche, per esempio, una pubblicità che prova a instillare un dubbio, cioè siccome le madri sanno che la Coca-Cola non si può dare a bambini di 2 anni, allora lo slogan è: ma quanto è veramente troppo presto 2 anni per far cominciare a bere Coca-Cola a tuo figlio? Adesso questo non è un tema sociale, no? È un tema semplicemente, cioè ci fa capire fino a che punto si spingeva un'industria per vendere un prodotto, per allargare il proprio prodotto. Allora, io avendo il telefono spento ho perso anche la cognizione del tempo, diciamo, quindi ci facciamo l'ultimo giro, così almeno manteniamo poi l'impegno orario con chi seguirà dopo di noi. Io a questo punto, se vuoi riprendere la citazione dal tuo libro, Antonio, devi fare lo sforzo. Ah, quindi mi devo leggere da solo? Sì, te lo devi leggere da solo, oppure mi presti il tuo tablet e io lo leggo dal tuo, perché ti non posso ho... prestare il telefono. Eccolo qua. Non è molto televisivo questo momento. No, no, vabbè, ma noi facciamo il bello della diretta. Mi avvicino? Non riesco a trovarlo. Ma ce l'avevi sul tablet? Sì, però te l'ho mandato. Al telefono spento. Invece, sì, allora intanto approfittiamo nel tempo che Antonio trova il suo pezzettino di libro e do la parola a Giovanni per... Sì, 2 consigli di visione. Se avete Instagram funziona anche per Tumblr, però un'artista contemporanea che è una performer, è una coreografa, si chiama Mara Oscar Cassiani, e ha un Tumblr ma anche su Instagram, e fondamentalmente racconta contemporaneamente i suoi lavori e le estetiche su cui sta lavorando, postando anche immagini di altro, che è un modo intelligente in qualche maniera di lavorare artisticamente senza necessariamente far diventare questo un luogo in cui produrre contenuti artistici. Quindi fondamentalmente lavora sull'estetica, in qualche maniera qui pubblica cose che hanno a che fare con l'estetica su cui sta lavorando per i suoi lavori. Lei è coreografa, quindi solitamente sono lavori e performance legate alla danza. Un altro invece, cosa che secondo me è interessante sempre su Tumblr,
è questo progetto di un artista che si chiama Sally Glass e che, a proposito di opere d'arte e esperienze corporee, ha sviluppato un Tumblr con le foto di Tinder. Tinder, non so se sapete che cos'è, lo dico per il mondo degli adulti che ancora non è entrato all'interno di questa cosa. È un social network che permette fondamentalmente di trovare altre persone per uscire a bere qualcosa. E diciamo un caffettino. E in questo tipo di meccanismo, però, la cosa interessante è che presenta con una foto. Allora lui ha fatto un progetto in cui mostra tutte le persone che si presentano per darsi un tono vicino a delle opere d'arte o con delle opere d'arte. Sapete che spesso anche su Instagram troviamo molto spesso, non so, pensate alle foto delle gite, i selfie fatti con le opere d'arte, cioè persone al Louvre che si fanno i selfie, eccetera. Ecco, questa idea di portarlo su Tinder secondo me è abbastanza interessante. Lui ne ha fatto un lavoro artistico che è capace di raccontare un mood di come appunto elementi delle estetiche entrino all'interno dei social network e anche delle relazioni sociali che costruiamo. Allora, ritorniamo alla citazione che non potevo fare, ho recuperato un telefono. Scrive Antonio Paolini nel suo libro, Oltre il rumore, editore Informant, disponibile su tutti i principali digital store. Consigli per gli acquisti. Scrive, al di là della specificità di Tumblr, quell'elemento che la rende diversa da altre piattaforme e si fonda evidentemente sull'indeterminatezza del gesto sociale, rimane la grande lezione di un valore che si crea sulla rimediazione e non sulla creazione ex novo di un contenuto, dandoci un primo serissimo indizio di una certezza che crolla, quella per la quale l'atto creativo non riguarda più tanto il contenuto in sé, che può persino non essere più originale, ma direttamente l'emozione che intendiamo trasmettere anche semplicemente ricondividendolo. Adesso ti dovrei chiedere di aggiungere qualcosa. Ecco. No, cioè, la chiave di questo lunghissimo periodo che mi fa capire quanto potreste addormentarvi leggendo il libro è il tema dell'autorialità, visto che questo è un festival dove si parla di arte contemporanea. E io ricordo che mi pare Mies van der Rohe, no, diceva sempre che l'atto creativo è un atto individuale. Poi col tempo, soprattutto con i new media artist, no, che si sono succeduti negli anni, i più avanzati, tipo Bill Viola per intenderci, si è cominciato a capire che l'atto creativo poteva essere un atto collettivo. E la dimensione sociale ha fatto sì che in realtà che il tema non fosse più suddividere in tante piccole frazioni una quota individuale di autorialità. Non è che siamo tutti autori perché interagiamo con un'opera di new media art. No, quello che succede è che esiste l'opera d'arte, in questo caso un film con Gene Wilder, Willy Wonka, no? Esiste un'opera d'arte, qualcuno la prende, la ricondivide e apre una propria autoserializzazione, perché i cosiddetti tormentoni, i meme, non sono altro che delle serie che noi creiamo intorno a un contenuto. A questo punto penso che del film di Willy Wonka non gliene porti più niente a nessuno. Quando parte un meme come questo, che parte solo dall'espressione di Gene Wilder, che tra l'altro è scomparso quest'anno, in questo terribile 2016, no? Che ci ha privato di tanti grandissimi... Non è ancora finito, esatto. Da celebrare subito. Cioè, vedete bene che parte un'operazione di senso che prescinde completamente dal significato dell'opera d'arte. Questo è fondamentalmente un meme. Addirittura, no, io dimentico sempre il film da dove parte tutta questa roba. Non è Il Signore degli Anelli. Walking to Mordor, che cos'è? Hobbit. Il Trono Game di Spade. Game of Thrones, scusate. Diciamo in italiano, Il Trono di Spade. Allora, siccome a un certo punto c'è una sequenza famosissima, no? Dove uno dei personaggi dice "One does not simply walk into Mordor", per dire non è semplicemente una questione di entrare in Mordor, no? Questo senso minaccioso della frase crea il meme, quindi da quel momento in poi qualsiasi tema si può piegare alla frase celebre. L'importante è che si parta da un punto di aggregazione. Tutti conoscono questa frase, quindi "One does not simply resist bacon", "One does not simply match all the socks", cioè, sono tutte cose
che abbiamo rinunciato a fare, no? Credo a pagliare tutti i calzini in casa è un'operazione estremamente complessa, vedo mia moglie che è la prima a subirne le conseguenze. E così come questo meme, altri personaggi, no, che appartengono al trash. Ecco, un'altra cosa interessante è la, diciamo così, non so se ricordate questo libro che scrisse molti anni fa ormai, Naomi Klein, che si chiamava No Logo, no? A un certo punto tutti gli adolescenti, sepolti da mille ramanzine dei genitori che gli dicevano cosa fa bene mangiare, cosa non fa bene mangiare, improvvisamente hanno ricominciato a mangiare le merendine nei distributori automatici perché erano dei trash brands, Milky Way, Mars, no? Cioè, erano già state così deprecate dalla generazione precedente che erano diventate improvvisamente desiderabili. Questo che succedeva con l'alimentazione ormai succede anche con il mondo dei mainstream media. Se noi pensiamo che internet ci fa entrare in un mondo di contenuti più ricchi, sofisticati, liberi rispetto a un mondo invece di mainstream media da rottamare, per esempio i vecchi film di Chuck Norris, beh, facciamo un gravissimo errore perché Chuck Norris è tornato ad essere straordinariamente popolare proprio attraverso questa opera di rimediazione. Alcuni importanti meme, alcuni dei più grandi, generati poi con delle app ad hoc come Meme Generator, ruotano intorno alla figura di Chuck Norris. Quindi anche noi, quando pensiamo che guardiamo, che so, Sanremo è la trasmissione televisiva che genera in assoluto più interazioni online. In realtà la stragrande maggioranza delle persone che scrivono su Twitter a proposito di Sanremo non lo fanno per celebrare Sanremo, ma per prendere in giro i personaggi di Sanremo. L'effetto Jalapas. Esatto, l'effetto Jalapas, pensando così, no, di marcare una qualche differenza, in realtà non ci stiamo rendendo conto che siamo perfettamente funzionali al racconto di Sanremo, ma soprattutto al modello di business che regge Sanremo. Quindi in realtà stiamo dando una seconda, una terza, una quarta vita proprio a quel tipo di contenuti che il tipico autoproclamato, sofisticato navigatore di internet pensa di poter cestinare. Io a questo punto ringrazio Antonio Pavolini, ringrazio Giovanni Bocciartieri, e se Serena mi dà un foglino del programma, io dico, non c'ho il telefono, c'ho il telefono spento, quindi sono completamente fuori da ogni tipo di... Potrei essere ovunque, anzi potresti anche sostituirmi qui e dirlo, vediamo qua. Allora, con un po' di ritardo, ma a questo punto lo recupereremo, lasciamo spazio a Alberto D'Ambroso, Barbara Martuscello che però... Marco Trulli, il titolo del... è divulgazione e valorizzazione trasversale dell'arte contemporanea. Mi suggeriscono dalla regia che c'è anche Antonio Rocca come presentatore, diciamo, e quindi lo annunciamo. E 2 minuti che cambiamo, diciamo, set e poi ripartiamo.